assurdo, impegnato. Sta facendo una scultura. Ma come, da solo? Da solo. E con chi sta parlando? Al telefono. Al telefono. Ma... io la devo conferire con lui. E che stai facendo? Che spettacolo stai facendo in questo periodo? Debutto il 7 e l'8 al Chiostro dei Benedettini, solo nella merda, e da sola. Non ci sono grandi forze economiche, quindi non è che posso chiamare più di quelli che mi servono. Non mi mettere su YouTube perché ti ammazzo. No, no. E non in MySpace, non mi mandare in circuiti telematici. Ora ci faccio un video con la musichetta. Faccio jitsu con qualche musica di sottofondo. Parliamo di scenografia. Non posso. Jitsu scenografa. Sono molto confusa in questo momento, non so cosa dire. Ma cosa stai facendo? Scemo costumi lì. Tutto rugose. Tutto rugose. Sono rovinato. Di qua si vede un po' scuro. Senti, ma posso chiedi al professore se posso conferire? E sali, vieni, saliamo. Non lo so, se magari non vuole nessuno. Prof! Sarà qualche domanda di scenografia. Ma sei scemo? Te ne vuoi andare con questa cosa? Guarda, ora infili un piede là e ti rompi tutto. Profi! Il profi qua è gonzato. Ciao, profi! Che sai, c'è chi non mi telefono, io sono nella merda. Le maschere qua. E dal 16 e meglio così la mia guadagna. L'ultimo mese, giugno, poi luglio e agosto che facciamo? Però se non avessi neanche questo. No, almeno. Però mi sto facendo uno spettacolo, nella speranza che poi. Qualche cosina che per verso agosto, che cosa rende? Perché sai, la casa costa, ci deve essere benzina. C'è la mamma cassutta, casa figlia, una spesa. Mia mamma. Ah, tua mamma, c'è. Sì. Ma è venuta definitivamente oppure no? A me è definitivamente infilata a casa da Cidrezza da 8 anni perché non si muove, ti ricordi che mi ha partito? Non si muove più. Senti, però mi devi dare una mano. Ho bisogno di un consiglio, mi servono dei tessuti che devo vestire, dei praticabili, tanto non ho niente da fare, ma una settimana prima non si chiamano le persone. Quindi no, ti accontenti di quello che riesco a trovare, quindi e basta. Tessuti. Da spendere poco, molto poco. Ho intenzione di suggerire, ma che colore? Suggerire ricchezza per loro senza usare l'index. Cosa? Siccome sono postazioni dietro come fondalino. Una carta di scopa, un negozio, 7 marzo, c'è cioè loro. Anche le scopi non da Dio. In queste postazioni d'oro, no? Delle carte d'oro. Io volevo coprirsi, ma ragazzi sono orribili, brutti. C'ho solo mezza giornata per allestire, ne posso tingere, ne posso fare. L'unica cosa che posso fare è posso resto. Con dei tessuti. Chi c'è in mente a queste cose di oro? Che la fai dorate? Per le mazze e per le mazze ho scelto l'aiuta. Per le coppe ho scelto l'aiuta rossa. Per le spade ho scelto... verde, sì. Ora, poi aiuta invece povera per postazioni più... che servono per alcuni tipi di azione. Che cosa metto nell'oro? Che tipo di tessuto metto nella postazione differenziato dai denari? Ah, di tipo di tessuto? Che mette l'aiuto? Ma magari... c'è. Cosa cambia? Solo che la puoi trovare. Scusa, io non posso tornare, non mi posso mettere a dorare 18, 25 metri di ore. Di quanti sono, scusa, questi? 3x6, 18 metri. Sì, ma invece per 6, 18. 18 metri, questo. Aiuto. Capito? Bisogna trovare un tessuto ad hoc che uno ci aggira. E vai a... se è una rottura di... mi dà fastidio che se pensassi non sarà... ficcate! Questo vizio lo abbiamo l'ultima settimana. E poi la tela deve andare in mano. E certo. Siccome gli attori conoscono, non mi trovo, non ho mai provato, non ce l'ho. Boh.
Pensiamoci. Come rotto il cazzo? Sto a fare il caffè, lo vuoi prendere un po'? E mamma è cotta sotto, dai che ci sta troppo. Fanno salire. Ciao. Dammi un bacino. Un bacio. Ragazzi, ma vai Giussi che scappa. Dove vai? Via. No. Dai, mi vuoi inquadrare mentre bevo il caffè? Sennò ti fai riprendere anche tu un po'. D'accordo. Non ce la faccio mai a stare così. La vuoi spegnere? Te la tolgo un secondo. La tazza.